approviamo il bilancio consuntivo con questo riaccertamento ordinario, all'1-1 viene modificato. Perché? No, questo ci chiediamo, perché ci sono queste discrepanze? No, ora non ho dubbi. I criteri, cioè la formazione è stata incisiva in modo che ognuno comprendesse come si fanno certe cose, perché c'era un ritardo dal 2004 nell'affrontare il tema del riaccertamento ordinario e straordinario. Forse l'effetto di questo tipo di formazione incisiva che sta dando una mano. Certo, siamo in mezzo ad una situazione in progress. Le dimissioni di Dario Zaccone da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti impantanano ancora di più la gestione economico-finanziaria di Palazzo Zanca. Zaccone rimarrà in carica ancora per qualche giorno, ma respinge al mittente tutte le ipotesi di una motivazione politica. Mi riferivo alla impossibilità di proseguire il mio mandato quando riceviamo documenti che poi devono essere puntualmente rettificati e quindi sui quali appunto dobbiamo fare poi delle ulteriori verifiche, cioè non abbiamo la certezza della documentazione che esce fuori dalla ragioneria, quindi c'è qualcosa che non funziona evidentemente negli uffici e allora bisogna naturalmente trovare cioè comprendere qual è la ragione per la quale questi documenti vengono esitati così, perché altrimenti rischiamo appunto di non riuscire a verificare con attenzione tutto quello che ci viene sottoposto. Lei è al secondo mandato, questa situazione al Comune va avanti di anno in anno, cioè non è una novità che i documenti siano continuamente da correggere eccetera eccetera. Come mai queste dimissioni oggi? Ma appunto perché la misura è colma, ormai i rischi nel gestire questa attività sono elevatissimi e quindi noi speravamo che in qualche modo riuscissero a risolvere le criticità all'interno della ragioneria. Tenga presente che noi siamo professionisti, abbiamo degli studi professionali da seguire, abbiamo tutta una serie di attività che naturalmente devono essere conciliate insieme all'attività di revisione del Comune.